che potrei... Io vado giù l'acqua. Dove sta il bagno? Ma che mi sa più a per culo? Che sai poi? Nel bagno! Come fai? A valle dell'inferno il cesso mio! Io e te pareti qua tu! Ammazza proprio per fratti, quanti giorni! Scusate! Mi credevo che erano sti quattro bulletti in camicia nera! Mi si aspettava per pomeriggio! Purtroppo, signora, ci sono state una serie di improqua. Ma a quest'ora si va a casa dei cristiani? Ma perché? Ci sono pure i cristiani qua al ghetto? Ladro di razza, in giro per l'Italia, Massimo D'Apporto, sei Tito, questo personaggio bieco, no? All'inizio un po' sì. Cinico. E... un madruncolo che vive di espedienti e anche abbastanza divertente, perché poi il classico romano con il carattere flemmatico che cerca di fregare il prossimo, insomma ne sappiamo qualcosa di romani, ne so qualcosa anch'io che sono proprio, che vivo a Roma anche se sono nato a nord, ecco. E questo è uno spettacolo che stiamo portando da 2 anni. Abbiamo sempre avuto dei risultati ottimi in tutte le regioni, dico in tutte le regioni perché è recitato con una cadenza romana e anche qualche parola romana che non è facile da capire, ma non la capiamo neanche noi che siamo di Roma. Dico che abbiamo sempre ricevuto un ottimo consenso in tutte le regioni e a volte ridono più a nord che a Roma, per cui penso che sia uno spettacolo che proprio è mite l'italiano. Siamo molto felici di portarlo in giro perché la risposta è sempre stata positiva, ecco. Da abitate? Io vicino alla fornace. E mo come ci tornate? Ma che ce lo sapete che tra 5 minuti scatta il coprifuoco? Il coprifuoco, sono le 11. Già ieri mi ha detto bene se state qua. Ma davvero dite? E mo come faccio? Non fare che un giorno, ma dove vivete? Sulla luna? Beh, modestamente, come dire, sono sempre stato un sognatore. Susanna Marcomeni, sei Rachele in Ladro di razza, dove ti vogliono rubare tutto. Sì, sono una imprenditrice, si è fatta da sola, il padre era carbonaro come spesso accadeva perché una volta il ghetto era chiuso, quindi al ghetto erano poveri, come mi ha spiegato la vera signora Bises, che a Roma sono famosi perché avevano i tessuti, quindi avevano addirittura un palazzetto, questo dopo però. E quindi io sono ricca, mi sono fatta da sola e ovviamente attiro il desiderio di un truffatore nato, che però è un pecione, come si dice a Roma, cioè uno un po' raccogliticcio come ladro. A Corso Vittorio ci stanno 2 posti del blocco fissi e noi andiamo per Gianicolo, imbocchiamo il ponte e su per Gianicolo. Capirai col carrettino a olio, quando vedi quello lì se portiamo via lo famo volare quel carrettino. Allora ci stai? Ah, oh, io c'ho troppa stizza. Il complice di questo Tito, questo ladro che cerca di impossessarsi appunto delle fortune di questa signora, però alla fine lui diventa più bravo di te. Sì, adesso non svelerò neanche sotto tortura il finale perché è una delle cose belle dello spettacolo, però diciamo che lui ha una girata emozionantissima e inaspettata che lo fa alzare e diventare, non dico un eroe, ma poco ci manca, mentre io rimango una persona normale che sente un gioco più grande di lui e scappa. Agli amici di TG Evans, con tutto il mio affetto, ciao a tutti. Evans, oh my goodness.